Mia madre mi raccontava sempre la storia di una principessa che viveva in una splendida isola circondata da acque turchine, dove il mare è baciato dal sole. Quando incontrò il suo principe, il loro amore divenne più forte delle onde che si infrangevano contro la riva. Beh, quando sulla spiaggia conobbi Jack, lui era tutto ciò che avevo sempre cercato. Sembrava una favola. Ma avevo dimenticato una cosa molto importante. In ogni favola c'è un mostro. Nella mia storia, il mostro si chiamava Gansi Rankiri, uno spietato signore del crimine, come poi avrei scoperto. Ancora non sapevo che i nostri destini si sarebbero incrociati. Un uccellino è venuto a dirmi che sei dispiaciuto per la disputa sorta tra le nostre famiglie, perché la mia avrebbe osato allungare le mani sul tuo territorio. Ma io non c'entro. Devi credermi. Avrei dovuto schiacciarti tanto tempo fa, quando potevo farlo. Seppellisci l'ascia di guerra. No, in Cambogia. Non c'è sufficiente spazio per ospitare entrambi. In pratica uno dei due deve cadere. Lasciamo fare al destino. Non conosci la lealtà. Spiacente, ma non si tratta di lealtà. In questo genere di cose si tratta di vivere o di morire. E l'arma del combattimento? Spade thailandesi. Chi vince prende tutto. Potrebbe essere un punto a mio sfavore. Con spade e coltelli tu sei un asso. Potrebbe, ma non è detto, sai. Magari sarò fortunato. O magari no. Amico mio, sei fuori allenamento. Mi aspettavo qualcosa di più.
Signori miei, la concorrenza è scomparsa dalla scena. Avete lavorato molto bene. Voglio solo dirvi che la violenza deve essere la nostra ultima risorsa. Attira troppo l'attenzione. Ma quando non c'è altra scelta, allora... Salute. 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 Buon lavoro. Festeggiamo. Ok, Sam. È la banca all'angolo, chiaro? Non sono stupido, Jack. Con quella cerca di non colpire me. Cristo santo. Un secondo. Vogliamo andare? Andiamo. Fermi dove siete, questa è una rapina. Giù! Non t'azzardare neanche. Giù! Sta giù! Ok, fate quello che vi diciamo, quando ve lo diciamo, e nessuno si farà male. Tu, direttore, avanti, avanti, presto. E tu, via di lì, via, 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 via. Chiavi. Un minuto! Datti una mossa! Muovi il culo! Via, 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 via! Ehi! Che cazzo guardate? Muoviti! A terra, avanti! Ok, a posto, via! Tempo scaduto, andiamo! Diteglielo che siamo due yankee! Dai, muoviti! Porca troia! Che cazzo dovevano mai farci con tutti questi soldi americani? Quanti saranno, secondo te? Che ne so, una montagna! Tanta grana in una banca da quattro soldi in Cambogia. Di che ti lamenti? Ce l'abbiamo fatta, no? Ma se alla dogana ci controllano le borse? Fidati, non lo faranno. Per sicurezza, ho portato questo. Ah, grandioso! Dovremmo attaccarci addosso tutti questi bigliettoni. È nastro adesivo, di che hai paura? Non è il nastro adesivo il problema, ma quando bisogna toglierlo. Sai che dolore? Sei un peloso bastardo, ben ti sta. Cristo santo. Sempre attaccato a qualcosa. Fatti una vita, amico. È lei la mia vita. Tu sei fuso, è per lei che lo fai. Può darsi, che ci è preso? Mi rende nervoso lavorare con una fichetta. Ma piantala. Lasciati avvolgere. No, 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 dopo di te. Voltati e inchinati. Brutto bastardo, dai, sul serio. Dai, avvolgimi. Salve, passaporto? A posto. Grazie. Lei?
posto. Bene. Grazie infinite. Ehi, bimba. Ciao. Mi faresti il favore di lasciare tutto? Il turno è appena iniziato. Io direi che è finito. Puoi credermi. Mia madre morì quando ero giovane, ma mi ha insegnato a non prendere scorciatoie. Crescendo, non ho rincorso soldi facili e nightclub come alcune che conosco. Io e Jack inseguivamo un sogno: vivere insieme su una splendida isola un giorno. Li riapro adesso? No, no, non ancora. Te lo dico io quando. Ok, ora aprili. Oh. Ah. È quello che ho visto in vetrina la scorsa settimana. Ah. Lo adoro, sul serio. Ma possiamo permettercelo. C'è una bella sorpresa. Seguimi. Ti mostro una cosa. Coraggio, tesoro. Vieni, coraggio. Oh mio Dio, cos'è? È la ragione per cui non dovrai più lavorare. Sono tutti tuoi. Io non riesco a... Da dove vengono? Non chiedermi dove, come, perché. No, ti dico perché. Io ti amo. E voglio che resti qui. Non vado da nessuna parte. Ti amo anch'io, tu lo sai, vero? Ora però devi dirmi dove li hai presi. Evelyn, amore, tu non devi saperlo, è meglio. Ma come li spiego tanti soldi? Non devi spiegare niente ad anima viva, ok? Non voglio dirti cosa fare, ma per ora non possiamo spenderli, ok? Sì, magari qualcosina, ma il grosso è meglio tenerlo al sicuro. Sei pazzo, tesoro, lo sai. Pazzo di te. Sai cosa facciamo? Cosa? Una vacanza su un'isola. Mm. Come quando ci siamo conosciuti. Tutto quello che vuoi, bimba. Mi do una ripulita, ok? Ok. Torno presto. Non te ne andare. Sei stato cattivo, Jack. Oh, sì. Ti va di giocare? Oh, bimba, quello non è un giocattolo. Hai un'arma e non me l'avevi detto. Mi sarà sfuggito. Non puntarla, ti prego. Non preoccuparti. C'è la sicura. Vieni qui. Che ne diresti di... Oh!
Scoparmi su questi soldi. Non farmelo chiedere ancora, Jack. Agli ordini. Che tipo di rosa è? Si chiama Bella di Londra, nota anche come Rosa della Compassione. È un rampicante alquanto comune, ma l'adoro. Mia madre la coltivava in America. Ti manca l'America? Casa mia è qui. Venni in Asia tanto tempo fa e me ne innamorai. Non me ne andrò mai da qui. È stata rapinata a una banca. Il bottino è di circa $200,000. Soprattutto suoi. Permetti una domanda. Sei tu lo stronzo che mi ha detto di metterli al sicuro lì o mi sbaglio? Sì, signore. E che era più prudente? Ho seguito il tuo consiglio. Perciò è compito tuo ritrovarli, mi sono spiegato? Le banconote erano marcate. Non voglio storie rassicuranti su quanto sarà facile. Voglio sentire che li hai recuperati o queste fottutissime cesoie prenderanno in pieno gli occhi di qualche figlio di cagna. Sì, signore. Sì, sai, se lo rifacciamo, non metterti a sparare in quel modo. Non serve, è troppo. Stai pensando di rifarlo? Una mezza idea. Beh, mi va un'altra scampagnata. Sì? È stato figo, eh? Cazzo, sì. I videogame hanno dato i loro frutti. Adoro la grana, amico mio. Dopo aver ingoiato tutta quella merda, finalmente soldi veri. Mi compro dei pneumatici nuovi. Non fare sciocchezze, Sam. Per un po' teniamo i soldi al fresco. Bisogna pur divertirsi. Ma senza essere stupidi. Sta attento che dai dello stupido. Cerchiamo solo di andarci piano, ok? Divertiti, però non fare sciocchezze, ok? Bel pranzo. Devo andare, ci si vede. Ci si vede. È stato Sam a indicarmelo. Niente male, eh? Mio Dio, questo posto è pazzesco. È ciò che meriti, bimba. Grazie. Grazie. Cin. Cin. Cavolo. Bimba, per quei versamenti sul conto in banca a tuo nome, non più di qualche migliaio di dollari per volta, va bene? Va bene, ma voglio che ne abbia un po' anche tu. Non ti preoccupare, ne ho tenuti un po' per le spese. Ma se qualche volta vorrai portarmi a cena o in vacanza, non sarò io a fermarti. Jack, per questa faccenda corriamo dei rischi. No, piccola. Evelyn, sei al sicuro con me, ok? Giuro su Dio, farò qualunque cosa perché tu non corra rischi. Promesso.
Lo so, Jack vuole solo il meglio per me, ma le nostre azioni hanno sempre delle conseguenze. Ciao Jack. Uno dei miei due Yankee. Che cazzo sei tu? Mi chiamo Niran Watana. Il tuo migliore amico. Ascolta, gli amici. Detesto quelli che ho già. Non ne voglio altri. Davvero? Divertente. Per come la vedo io, in questo momento ne hai bisogno. Chi sei, uno sbirro? Per te sì, una specie. Tienilo stretto. Gran bel bottino, quella banca in Cambogia. Specialmente per una piccola città, no? E tutta quella valuta americana. Non so di cosa parli. Ti dà sollievo? Quel burro? Sì, un po' mi sta... Comincio a stufarmi delle tue puttanate. I soldi? Coglione. Era nell'armadio. Come mi hai trovato? Banconote marcate. Eri così impaziente di versarle da comparire subito sul mio radar. Ora, ecco come funziona. Da me avrai i nomi delle banche in Cambogia che tu dovrai rapinare. Farai esattamente quello che ti dico. Ripeti? Le banche custodiranno una cifra che sarà pari, se non superiore, a quella dell'altra volta. La mia provvigione è il 50% della rifurtiva. Sfortunatamente tu e il tuo compare avete già spartito. Così ho preso il mio 50%. Ti ho ripulito. Spiacente, non lo faccia. Certo, l'avevo previsto. Dunque, ecco le opzioni. No. Hai fatto il passo più lungo della gamba. E il gioco è cambiato. No, aspetta. Ok, aspetta, ok? No, sai una cosa? Credo che parlerò col tuo amichetto. Magari lui apprezzerà la generosità della mia proposta. Cosa? Oh. Scusa, cosa vuoi dirmi? Lo farò. Lo farò. Visto, Jack? Migliori amici. Ti ho portato un regalino. Tienilo con te. Ti chiamerò. Ma nel caso, la tua fidanzata. Una ragazza che conoscerò senza dubbio in maniera molto intima se proverai a fottermi. In gamba, eh? Ah!
Mark! Ehi, bimba! Ti va di slegarmi? Cosa? Fermo, non ti muovere! Oh mio Dio, cos'è successo? Devo aver rubato a qualche cattivone. È tutto ok? Hanno preso i tuoi soldi, tesoro. Tutti quanti, ma tranquilla, sistemo tutto. Abbiamo un accordo, li riavrai. Te ne porterò anche più di prima. No, ascoltami. Ascolta, ok? Sono soldi e basta, Jack. Mi importa di te, come stai? Sto bene. Oh mio Dio. Tranquilla. Ce la fai? Mi serve il bagno. Mi dispiace, bimba. Mi dispiace un casino. Arrabbiata? È stato folle e anche stupido. Ma allo stesso tempo molto romantico rapinare una banca per me. Sono lieto che tu lo capisca. Perché dovrò rifarlo? Ti sembra una scelta saggia? Non ho un lavoro e poi, se non lo rifaccio, quel bastardo... Dei soldi non mi importa. Ora si va dritti sotto le coperte e lì voglio accudirti. Sì. Sei pronto? Sì, lo sono. Allora ascolta. Una banca nella città di Sisofon. Venerdì, questo venerdì. Alle 2, né un minuto prima, né un minuto dopo, è chiaro? Hai capito? Sì, 2 in punto, ricevuto. Sulla strada del ritorno c'è un vecchio deposito di petrolio. All'uscita dell'autostrada vedrai una BMW blu. Va lì subito dopo il colpo. Jack, so esattamente quanto c'è in quella banca, quindi non fare il furbo con me. Non preoccuparti.
Sì. Devo parlare con Greedy Greg. Digli che è Jack. Zitto, Evi. Abbiamo un corriere venuto qui a mani vuote. Grazie per il tuo tempo, Greedy. È tanto che non mi faccio vivo. Risparmiami queste merdate. Che cosa vuoi? Potrà sembrarti strano, ma in tutti questi anni, facendo consegne per te, quei pacchi, beh, insomma, magari a volte contenevano... Vieni dritto al punto, bello. Non vedi che sono impegnato? Non ho tempo per le stronzate. Mi servono delle cose. Ti servono quali cose? Dei ferri, amico. Ferri? Delle armi. Stronzo, lo so che cosa sono i ferri. Quello che non so è perché cazzo sei venuto qui per una cosa del genere. Le consegne, Greedy. A volte sbirciavo, va bene? Lo sai che ho sempre tenuto la bocca chiusa. Andiamo. Sono venuto qui perché... Per le mani hai anche il commercio di armi. Fucili, calibri grossi, mitragliatrici. Ho un lavoro per le mani e ci vuole molto più di una pistola. Non saprei a chi altro chiederlo. Tu puoi aiutarmi? Ascolta, è stata una pessima idea. Me ne vado. No, niente affatto. Tu non te ne vai. Mi hai capito? E ora tira sulla camicia, Jack. Parlo sul serio, non sto cazzeggiando. Niente microfoni, Greedy. Non so a chi altro chiederlo. Ok. Non sono tipo da dire di no ad un affare. Che genere di mangime hai? Americano. Se ne può parlare. Dimmi, che tipo di ferri stai cercando da me? AR-15, Beretta M9 e anche AK-47, caricatori. D'accordo. Portiamolo al piano di sopra. Vieni. Sì, quello che cercavo. Prendo questo. E anche quello. Ok, scelta giusta. Mi vai a genio, Jack. Occhio a non farla fuori dal vaso. La guardia allora si avvicina. Lo guardo dritto negli occhi. Lo sa che se solo tocca la pistola lo faccio secco su due piedi. Nessuno si è mosso finché eravamo lì e ho sparato un cazzo di... Che hai, Jack? Che ti ha preso? Parli ad alta voce, sei pazzo. Spiegavo a Tracy o Sharon, come si chiama, che la nostra vita è come un film. Ci lasci, per favore. Perché diavolo l'hai fatto? Era un passo dal suo fottuto culo. Andiamo a fare due chiacchiere. Che problema hai? Ma che cavolo ti prende? Parli del nostro lavoro in un bar, sei stupido. Non chiamarmi stupido. Ti avevo già avvisato. Non devi provocarmi, ok? Era in Cambogia. Non possono toccarci qui. E chi ce l'assicura, Sam? Magari invece sì. Magari qualcuno si vuole riprendere i soldi, pensaci.
Cosa significa? Significa, usa la testa. Sul serio, perché dovremo rifarlo. Ok. Devi avere sempre il grilletto facile, Sam. Cose che succedono. E poi gli ho solo sparato alla gamba. Stava prendendo qualcosa, Jack. Prendeva il telefono. E chi ce lo garantisce? Chi fruga nella giacca durante una rapina? Mi hai detto di coprirti il culo? Funziona così, copro il tuo e il mio allo stesso tempo. Coprirci il culo non vuol dire sparare a chiunque si muova. Deve scapparci il morto? Tu vuoi questo? Io no, merda. Rapiniamo banche, nient'altro. Ok. Ora seguimi. Faremo una sosta. Che facciamo qui? Chiudi il becco, Sam. Non una parola fino a Bangkok. Avrai la tua parte. Fermo là! Chi c'è in quell'auto? Il tuo amichetto sa di noi due? Stretto necessario. Tutta vita, eh? Fare ciò che vuoi, avere il controllo. A me non sembra di avere il controllo. No? E quei bigliettoni? Evelyn, che tipo è? Di quelle sciocchine scolpite dalla box thailandese? Giuro su Dio, stalle lontano oppure... Che bello avere abbastanza grana per soddisfare questa calda, bella e sexy... Figlio di... Sta calmo, Jack. Mani ben in vista. Bravo. Siamo soci, esatto. Esatto. L'altra volta alla dogana avete avuto culo. E per evitare che la fortuna vi abbandoni, vi mostro un vecchio tunnel che usavamo per le spedizioni. Andiamo. Seguitemi.
Una guardia uccisa. Era necessario. Ora hai il cuore tenero. Che ti è successo? Tu non sei un assassino. Il tuo compare deve tenere a freno il grilletto, hai fottuto. Intesi? Chi è che comanda questi colpi? Chi tira i fili? C'è un capo. È tutto ciò che devi sapere. Ma quando diavolo saremo pari, io e lui? Pari? Essere pari qui non c'entra, Jack. Quando sarà ti avverto io. A presto, socio. Non è granché diverso da questo pesce. La gente dice che non dovrei mangiarlo perché il pesce è, sai, una forma di vita senziente, il che è vero. Scusi, signore, ho delle notizie. Sono importanti? Penso di sì. Scusami. Li ho già trovati. Me ne occuperò io. Te ne occupi tu? Sì, signore. Ma vedi, il fatto è che non so se posso ancora fidarmi di te. Allora, qual è questa sorpresa? Che ne dici? Questa è tua. Cazzo se lo è. Porca puttana, Sam, riportala subito indietro. No, te la scordi. Non hai neanche un lavoro, come credi di spiegarla? Tu spendi tutto per Avalon, senza offesa. È diverso e lo sai bene. Non è diverso un cazzo, me li spendo come dico io, ok? Non rompere il cazzo. Sei stato troppo severo. Tu stanne fuori, Avalon. Fanculo, Jack. Riaccompagnami a casa. Bimba, mi dispiace. Adesso. Jack e Sam a volte litigavano come marito e moglie. Ognuno di noi reagiva allo stress a modo suo. Forse il senso di colpa. Avevamo preso una scorciatoia per inseguire un sogno. Ma purtroppo il sogno, ancor prima di realizzarsi, stava per infrangersi. Sei pronto? A tutto. Marinato, marinato, tutti a terra, questa è una rapina. Voi a terra. È un enorme sbaglio. E ai siranchiri che rubate. Tu, bestione, sta giù! A terra! Ultima occasione. Voi siete già morti. Adesso a terra! Ehi, tu, direttore, avanti! Le chiavi, le chiavi! Muoviti, muoviti! Tu e i tuoi uomini siete nei pressi della banca? Già. Stanno colpendo proprio ora. Fa quello che farei io. No! Vieni via, ti copro io! Bisogna raggiungere le moto! Coprimi! Porca puttana! Che cazzo sono quelli? Che diavolo ne so! Dai, coraggio!
assolutamente arrivare alle moto! Dai, dai, dai! Via! $500,000, fratelli. Rubati da due fottuti Yankee dalla mia fottuta banca. E li hanno rubati perché qualcuno li ha avvertiti che erano lì. Ad aspettarli. I due Yankee sono già morti. Li troveremo e li uccideremo. Ma il più importante... trovare il traditore che da qui dentro li ha aiutati. Sappiamo quindi che c'è una talpa. Dico bene? Quei due provengono dalla Thailandia, ci scommetterei. Oltrepassano il confine, colpiscono e ripartono. Bene. Riavrò i miei soldi, ma a questo punto più dei soldi mi interessa... la mia vendetta. Muoio dalla voglia di ucciderti, ma mi spezzerebbe il cuore farlo. Se mi crede un traditore, allora mi uccida. Non ho pesi sulla coscienza. Ahimè, dovrò... dovrò pazientare per fare giustizia. Ancora un po' di tempo. Voglio essere sicuro. Io non uccido gli innocenti. Un quarto di milione a chiunque dei miei fratelli smascheri quel traditore. Voglio la sua testa su questo fottuto vassoio per domani. Non so che è successo. Dovevano essere colpi facili facili. Forse il tuo contatto non è poi così affidabile. Che ha detto quel piccolo bastardo? I Siranchiri, un enorme sbaglio. Pessime notizie, amico. I fratelli Siranchiri sono baroni della droga. E quelli erano i loro scagnozzi. Figlio di Troia, correva come una scimmia. Quello che incontri dopo i colpi. Ti decidi a dirmi chi è? Davvero non lo so, Sam. Uno di una gang rivale, una talpa all'interno, io non lo so. Ascolta, siamo in un mare di merda e devo sapere chi vuole farmi il culo. Hai qualche suggerimento? Sono nel panico. Lascia che ci pensi, Jack. Ehi, Sam.
Sei stato grande. Salute. Sì, Niran. Che cos'hai per me? Un'altra rapina. Bella grossa. Sì, Marip. Prossima settimana. Grande notizia. Perché sarà l'ultima. Decido io quando lo sarà. Ehi, faccia da culo. Il burattino non si lascia manovrare più. Se la cosa non ti va, possiamo dire ai fratelli Sirankiri che sei tu a organizzare i colpi. Ho la tua attenzione, stronzo. E come credi di riuscirci? Ti intrufoli nella proprietà? E dicendogli cosa? Sono l'americano che vi sta derubando? Tu neanche immagini di che gente parliamo. Può anche darsi. Ma ora ascolta questo. Sì, Niran, che cos'hai per me? Un'altra rapina. Bella grossa. Sì, Marip. Prossima settimana. Riconosceranno la voce, Niran. Quanto vivrai dopo che l'avranno ascoltata? Ok, cowboy. Come vuoi. È l'ultimo colpo. Mi dai la mia parte, alzi un po' di grana. E ci salutiamo. Ognuno se ne va per la sua strada. Saremo, beh... Come dicevi? Pari. Pari? Sì, pari un cazzo! Non voglio passare la mia vita a guardarmi le spalle, Niran. O permettere che tu ti avvicini ad Evelon. Ci risentiamo. C'è una cosa che devo dirti, Sam. Dopo il colpo di domani io e Evelon ce ne andiamo. Sì, e dove? Non lo so. Non lo sai o non ti fidi di me? Non lo so. Che succede? Mi fai un favore? Prendimi da bere. Ci metto 10 minuti. Sam, quella merda prima o poi ti ammazza. Tu hai il tuo vizio, io ho il mio. Ah sì? Qual è il mio? Evelon, è ovvio. Vattene a fanculo. Ehi, salve, come va? Sigarette? Hai le sigarette? Sigarette? Grandioso. Whisky, Mau? Whisky? Acqua, minerale. C'è minerale. Che ti serve, Sammy? Qualcosa per sballarmi. Sì, perfetto, grazie. Giù dall'auto, stronzo! Mani in vista! Ma dove cazzo vai? Sam! Sam! Porca puttana, Sam, brutto bastardo! Cazzo! Al prossimo colpo non ci sarò. Fanculo il colpo, tranquillo, te ne tiro fuori. Ti porterò via da qui, ok, Sam? Hai ragione. Quella merda mi ha ammazzato. Sam! No, Sam, non farlo! No, ti prego! Cazzo, non puoi farmi questo! Sam, cazzo, dannazione,
cosa, ma perché? Porca troia! Sì, scommetto che sei sconvolto. Già, come no. D'accordo. Le notizie corrono. Che c'è? Era il mio contatto. Sapeva già di Sam. Dice che devo andare avanti ugualmente o scommesse annullate. E che vorrebbe dire? Vuol dire guai. E non puoi farlo da solo, vero? Ah, no. Servirebbe qualcuno. Qualcuno fidato. Beh, ce l'hai davanti. Non era questo che intendevo, ma... Chi può guardarti le spalle? Sam era la prima scelta, è chiaro, il tuo migliore amico. Ma ora è morto, quindi... No, Evelyn non se ne parla. Andiamo, io sono perfetta. Conosco ogni dettaglio dei vostri colpi. Ogni dettaglio. Lo so, ma il fatto è che c'è una bella differenza tra veder pianificare un colpo e rapinare una banca. Ah sì? Tu come hai iniziato? Non ha importanza. Perché, Jack? Perché non vuoi che ti aiuti? Non devo spiegarti il perché. Sì, devi farlo. Non... Potresti essere ferita. È così, fine della storia. Sta a guardare. Posso maneggiarla anche a occhi chiusi, Jack. Vedi, mio padre mi ha insegnato a difendermi da qualunque predatore. Amore, è leggermente diverso. E con un corpicino del genere so come difendermi, stanne certo. E se dovrai sparare? Sai, succede nel mio lavoro. Sei pronta, Evelyn? Anche ad ammazzare? Senza esitazioni, occhi negli occhi. Perché può capitare. Farò quanto necessario per proteggerti. Così come tu proteggi me sin dal primo giorno. Non voglio uccidere nessuno. Ma... se sarai in pericolo, lo farò. È da folli. Tu sei folle. Allora? Ok. Davvero? Facciamolo. Sì? Sì, facciamolo. Siamo in ballo. Non te l'aspettavi che trovassi questo bolide? Sei un fenomeno, bimba. Una ripassatina? Come vuoi. Bene. Ma so cosa fare. Signor Siranchiri? I tuoi non combattono secondo le regole. Si allenano per l'incontro di stasera. Ci hai investito molti soldi? Certo, molti soldi per fare bei soldi. Ma non ne hai abbastanza, io posso permettermelo, tu come fai? Stai insinuando che c'entro qualcosa? Ti ho solo chiesto una cosa e sono tutto orecchio. Fregare lei, signore.
sospettate di me? Della mia lealtà? Non è giusto accusarmi, signore. Ero in quella banca. Li hai lasciati fare quei due pezzi di merda. Mi hanno aperto la testa come un cocomero. Sono finito all'ospedale. È un ragazzo a posto. Da quando comandate qui, ho rispettato le regole, dandovi la vostra fetta. Non ho niente da nascondere. È a posto. Fare bei soldi con quelli là. Tanti auguri. Bimba, cosa fai? Che c'è? Questa potrebbe essere la mia unica occasione. Voglio essere carina. Dimentichi una cosa. I caschi. Una protezione extra. A volto coperto. Grande. Beh, voglio essere carina per la foto segnaletica. Sei ridicola. Apri quella cazzo di porta. Ehi, via di lì. Lì, a terra. Avanti, avanti, avanti. Apri questa cazzo di porta. Ci siamo, ci siamo. Sapete, temo che sia stata una cazzata mettere i soldi in quelle banche di merda. Un'enorme cazzata. E l'ho fatto solo perché uno dei miei uomini più fidati diceva che erano il miglior posto al mondo per i miei merdosissimi soldi. Ho voluto dare ascolto a questa stronzata. Due yankee mi hanno alleggerito di 500.000 dollari. Niran, mi ritieni uno stupido? No, signore, lei è il mio maestro. Non sarei niente senza i suoi insegnamenti. Oltre il danno alla beffa, uno dei rapinatori e addirittura una ragazza. Sono indeciso se ucciderli oppure assumerli. Tu che ne dici, Niran? Io non ho niente da dire. Non mi diverto affatto. Quei due voglio vederli cadaveri e subito, oggi stesso! Vuoi reggere il volante? Sì, ok. Ce l'hai? Sì.
Mio Dio, Jack! Ti hanno colpito! A posto, Lasha. Dobbiamo andare in ospedale. Ti sei fottuta il cervello? Jack! Vuoi che passiamo il resto della vita in una prigione cambogiana? D'accordo. Ascolta, alla prossima città prendiamo il necessario per medicarti in una farmacia, ok? Questo si può fare. Cazzo! Fatto. Pronto? Evelyn. Amore mio, sei tu? Chi sei? Dov'è Jack? Ti ho chiesto chi cazzo sei! Niran, hai presente il suo contatto? Ora però passamelo! Chi è Niran? Dammi il telefono. Sì! Evelyn. È bella piccante. Che cosa vuoi? La mia parte dei soldi, succhia cazzi, cosa credi? Ascolta, ci becchiamo tra un'ora. Impossibile. Un po' più tardi, magari domani. Avvicinati alla dogana con la mia parte. E giuro su Dio, la mia ragione di vita sarà darti la caccia e ucciderti. Insieme alla tua puttana. Datti una calmata, cazzo! Sono stato colpito, non scappo, ma devo medicarmi. Non crepare prima di avermi pagato. Lo sai che succederà, zuccherino? Sai che c'è, ne ho le palle piene delle tue minacce. Ti richiamo io, ora vaffanculo. Fanculo, Jack! Tesoro, c'è tutto. Le fasciature? Mm-hmm. Sei grande. Signore, non li ha visti nessuno, ma resto appostato alla dogana, chiude a mezzanotte. La chiamo appena so qualcosa. Ok. Occupati di questa faccenda. Sii prudente. Gasha, è alla dogana. Devi allertare tutti i tuoi contatti. Bene, tienimi formato. Pronta? Sì. Come ti ho spiegato? Verso la vodka sulla chiave. Ci sei? Ora un po' sulla ferita. Ok. Lo faccio. Uno, due, tre. Bimba, coraggio, vai alla grande. Puoi farcela. Io fallo ancora. Andiamo. Ok. Ok, ho uno, due. Ce la faccio. Bimba, ce la fai. Puoi farcela, Evelyn. Sì. Devi solo estrarre il proiettile. D'accordo. Un ultimo sforzo, coraggio. Ok. Puoi farcela. Ci sei? Sì. Va bene. Vai. Uno, due. Tre. Scusa, non ce la faccio, non ce la faccio. È tutto ok. Tutto ok. Tesoro, hai bisogno di un dottore. No. Ok. Hai ragione. Ne troveremo uno in Thailandia. Uno che si faccia comprare. Hai perso molto sangue e così rapidamente. Non ne ho perso così tanto. Ehi, ehi. Starò bene, vedrai. Io starò bene, chiaro? D'accordo. Mi medichi la ferita. E poi starò alla grande. Ok. D'accordo? Ok. Sì. Ok. Jack, no!
aveva ragione. Sei un infame senza palle. Sapevo che eri tu l'infame. Guardami, Niran. Guardalo arrivare, infame. Questo l'hai visto arrivare? Amore, svegliati. Jack, avanti, svegliati. Jack! Jack! Come ti senti? Davvero uno schifo. Andiamocene da qui. Guida tu, ok? Il fucile. A che serve il fucile? Non andiamo a casa? Certo. Ci andiamo. Non prima di aver sistemato il mio contatto. Ehi. Andrà tutto liscio. Promesso. Antico al decimo chilometro a ovest di Siem Reap. Trovati lì all'una in punto. Né un minuto prima, né un minuto dopo. Sono stato chiaro? Ci vediamo là. Figlio di puttana. Sì. Signor Sirankiri? Ho visto Niran. Non perderlo di vista. Fammi sapere dove è diretto. E non fare casini. Sì, signore. E adesso? Si attende.
Siran Kiri? Dove si trova? Al tempio di Siem Reap. Arrivo subito. Al tempio antico di Siem Reap. Torno subito. Sta attento. Ehi, Jack, stai uno schifo. Dammi i miei soldi. Dammi quella borsa o uccido la tua puttanella. Stai bene? Sto bene. Sei al sicuro, bimba? Siamo al sicuro. Dobbiamo cambiare auto. Ok. Coraggio. Jack. Sì, tesoro. Sono i due Yankee, fai inversione. Pensa a guidare, bimba. Più veloce. Insegui la BMW, non farti seminare. Evelyn, premi a tavoletta, siamo intesi. Occhi sulla strada e mai voltarsi. Ricevuto. Più veloce, bimba. Pensa a guidare. La vuoi spingere al massimo? Lo sto facendo! Non lo so. Rallenta. Cosa? Rallenta un po'. Figlio di puttana. Li abbiamo seminati. Per ora abbiamo guadagnato un po' di vantaggio. Al confine mancano poche miglia.
Ce l'abbiamo quasi fatta. Ok, bimba. Molliamo l'auto e mettiamoci a cercare una barca. Chi erano quei tizi? È una lunga storia. Credevo che rapinassi banche. Pure io. Poi salta fuori che erano i soldi dei gangster. Ah. È tutto ok. Li abbiamo seminati, eh? Jack, sono loro! Cazzo! Porca puttana! Ok, qual è il piano? Ok, il piano è... Tu vai e io li trattengo il più possibile. No! Bimba! No! Ascolta, il meglio della mia vita l'ho trascorso accanto a te. Jack! Bimba, nel nascondiglio troverai 500.000, ok? Jack, dei soldi non me ne importa, non possiamo ridarglieli, ti prego! È troppo tardi. Ok. Te ne andrai su una barca, prenderai i soldi e sparirai. Comprerai una casa su un'isola, come abbiamo sempre detto. No, Jack, ti prego, no. Comprerai una casa. Ti supplico, non farmi questo, ti prego. Jack. Bimba, io ti amo. Ti amerò anche nella prossima vita. Ok. Ti amo anch'io. Ti amo. Devi andare. E devi andare adesso. Vattene subito. Vai, 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 vai. Lasciala andare. Non puoi entrare in casa d'altri, derubarli e sparargli. Persone come me potrebbero aver fortuna e farti fuori. Non farle del male. Jack! Jack, non abbandonarmi, ti prego, non lasciarmi. Ehi, bimba. Jack! Ehi, lascia il malloppo e vai con Dio. Adesso.
Non so perché Gansi Rankiri quel giorno mi ha risparmiata. Ogni mostro ha un punto debole. Forse gli ricordavo qualcuno. Ha avuto compassione. Sono grata per la mia favola con Jack, anche se è durata poco. Darei tutto il denaro del mondo per rivederlo. È ancora vivo, ma solo nel mio cuore.